Buon martedì, ben ritrovati con Proteram, un'ora insieme per parlare delle vicende in casa biancorossa dopo la vittoria quasi all'ultimo respiro contro il Fano, ma dal peso specifico enorme che ha rilanciato le ambizioni di salvezza diretta, non che prima fossero di meno, però in questo momento il Teramo può sperare, si è messo il Fano dietro 8 punti, anche se il Sant'Arcangelo che è penultimo ancora a meno 5, però insomma è un'iniezione di fiducia importante quella della formazione di Antonino Assa, che se l'è vista brutta ad un certo punto, ha comandato tutta la partita, poi era stata raggiunta nel finale, prima del gol di Bacio Terracino che ha deciso la gara. Parleremo di questo, ma non solo. Questa sera parleremo anche di un'iniziativa molto molto bella, una che c'è stata e una che speriamo ci sarà, davvero molto bella. Ne parleremo con i nostri ospiti. Saluto e ringrazio Giuseppe Bracalenti. Ciao Giuseppe, presidente del Club Biancorosso. Buonasera, grazie a voi. Con te parleremo di quello che c'è stato e di quello che speriamo ci sarà, poi vi spiegherà lui meglio cosa. Un saluto ai miei due compagni di viaggio, ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Buonasera a tutti. Stiamo seguendo anche la gara di Coppa Italia Inter-Pordenone, ma perché c'è in campo il Pordenone? Ovviamente. Sia chiaro, Sì, ho visto pure un allenatore dell'Inter che sorrideva davanti alla telecamera, ormai fa quasi il gradasso. Vabbè, ma noi seguiamo per le vicende del Pordenone, perché ci interessa di capire come si muove in un palcoscenico insomma importante come quello di San Siro. C'è anche un ex teramano. Come Luca Lulli, certo, assolutamente sì. È un quasi teramano Colucci. A proposito di quasi, diciamo subito che poi nel corso della serata, e io devo ringraziare i miei due compagni di viaggio perché poi c'è il lavoro davanti, ma c'è soprattutto tanto lavoro dietro. Nel corso della serata, attraverso un lavoro di ricerca che c'è stato in questi primi mesi del campionato, quale doveva essere il Teramo disegnato quest'estate? Sì. Quindi ringrazio davvero già Andrea e Ania che mi hanno supportato in questo. Vi faremo vedere il Teramo che doveva essere, che è un po' differente da quello che oggi vediamo sui campi di gioco, con dei giocatori un po' differenti, però poi insomma non tutte le questioni di mercato vanno a finire per il verso giusto, però vi facciamo vedere quello che poteva essere e non è stato, poi meglio o peggio non lo sapremo mai. Vediamo la classifica e vedendo la classifica di questo raggruppamento, del raggruppamento B, chiedo a Giuseppe se rispetto a qualche giorno fa, rispetto a sabato pomeriggio alle 16, sei un po' più tranquillo oppure poi alla fine sono sempre 5 punti sul Sant'Arcangelo, quindi cambia poco. Beh, decisamente siamo più tranquilli, anche se insomma, come hai detto tu, la distanza è quella. 5 punti non possono far dormire sonni tranquilli, insomma. Speriamo nella partita poi di sabato prossimo di dare veramente uno slancio positivo a questa classifica, insomma, ecco. Comunque la vittoria contro il Fano è stata una vittoria fondamentale sotto tutti i punti di vista. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Sai perché te lo chiedo? Perché poi in realtà al gol del 2-1 di Bacio Terracino, che poi magari rivedremo anche nelle immagini, sia lui, ma più che altro forse Bacio Terracino perché non giocava, ma soprattutto Asta ha avuto insomma una reazione come se si fosse scrollato di dosso un peso, perché ricordiamo che la vittoria mancava dal 14 ottobre contro il Padova, non dico contro la tribuna, però insomma è stato uno sfogo che ci può stare, che era insomma tradiva una tensione enorme. Sfogo ci può stare, io sono sempre del parere che per i professionisti in campo lo sfogo non ci può stare, o meglio è più giustificato lo sfogo di chi è sulle tribune, che vive la partita come quelli in campo, forse anche di più a livello emotivo. Quindi io, ecco, questa è la cosa che non mi è piaciuta proprio, perché in questo momento abbiamo bisogno di essere tutti uniti e il primo segnale lo devono dare i ragazzi in campo. Poi è ovvio che nel momento in cui sei un professionista sei esposto a queste situazioni. Teramo in fin dei conti è una piazza, diciamo, abbastanza tranquilla sotto questo aspetto. Il nervosismo era scaturito dal pareggio del Fano, quindi insomma si vedevano un po' le streghe in quel momento, quindi un po' tutti erano nervosi.
Però, ripeto, io preferirei che si evitassero queste situazioni, perché veramente in quest'annata, in questa stagione, c'è estremo bisogno di tutti. Quindi dobbiamo lavorare tutti insieme, il tifoso sugli spalti, incitando la squadra come fa, e i giocatori in campo. Il gol è un'esplosione di gioia, deve essere un'esplosione di gioia, non deve essere, diciamo, un'occasione di rivalsa, deve essere, diciamo, lavoriamo tutti per il gol, chi certo. In un modo che in un altro. Adania, volevo chiedere una questione, entriamo un po' più sul tecnico, poi entriamo anche nelle pieghe di quella che è stato di quelle che possono essere la panoramica da qui in avanti del Teramo. Vi faccio vedere, lo prendiamo da Y Scout, che insomma è una piattaforma che per gli addetti ai lavori è quasi la Bibbia. Vi facciamo vedere. Queste sono immagini che riguardano la fase offensiva del Teramo, una partita che è iniziata da 11 secondi. Allora, perché te la faccio vedere, Aia? Perché dimostrano come, per quanto tutti poi ci diranno alla fine della partita, perché hanno vinto, siamo entrati per fare male, siamo entrati con la bava alla bocca, questa è la fase offensiva del Teramo. Cioè, insomma, non proprio un tiki-taka stile verticale, tipo Manchester City. Ecco, quello che si è notato è un po' di passività di questa manovra, molto molto lenta, molto molto elaborata. In verità lo si nota purtroppo già da un po', da qualche gara c'è stata un'involuzione del modulo attuale nella fase di possesso, che non riesce neanche a far creare le occasioni che abbiamo visto in precedenza con un altro tipo di modulo, e quindi di conseguenza anche i gol sono abbastanza scarsi, per così dire. La fase offensiva, poi, per quanto riguarda quello che si era detto nel pre-gara contro il Fano, avremmo dovuto vedere Ilaria alzarsi nei pressi delle due punte per creare quella sorta di 3-4-1-2 che poi alla fine non c'è stato. Quel limbo in cui è rimasto Ilaria e in cui è rimasto vittima poi per tutta la partita, forse ha un po' anche influenzato la fase offensiva del Teramo, se vogliamo andare a guardare solo la partita contro il Fano. Però in generale c'è qualcosa che non va, non è solo la difficoltà degli attaccanti di segnare, ma c'è qualcosa probabilmente già dalla fase difensiva, già dalla difesa, poi per proseguire ovviamente a centrocampo, che non permette effettivamente agli attaccanti di essere letali e di sfruttare le rispettive caratteristiche. Se giochi con due centravanti, con il doppio centravanti, è chiaro che dovresti soprattutto crossare, oppure uno dei due centravanti, mi insegnano persone molto più sapienti di me determinati in questo campo, dovrebbe rientrare per cercare di essere un po' il collante tra centrocampo e attacco. Insomma, ci sono delle cose che non hanno funzionato né sabato né che, e ci sono altre cose che non funzionano comunque da diverse gare a questa parte per quanto riguarda la fase offensiva. La chiave, cioè, di volta, insomma, appena si prova la verticalità la palla torna indietro. Ma non per colpa di nessuno, No, imputare a qualcuno in particolare è complicato, poi si può sempre fare, ma in generale è il gruppo che non riesce a manovrare probabilmente in maniera perfetta per proporsi poi in maniera effettivamente pericolosa nei pressi della porta avversaria. C'è qualcosa che non funziona ed è la sensazione che la chiave di volta non sia stata ancora trovata. Cosa fare per trovarla, ovviamente, è compito dello staff tecnico. Ecco, Andrea, mentre vediamo, insomma, tutte queste clip, poi magari vedremo anche come i singoli giocatori, Ilari, Foggia, le mappe, le heat map, dove hanno calcato più terreno durante la partita. Insomma, che sensazione ti dà? Ti dà anche a te la sensazione di tanti passaggi fino alla metà campo e poi... È venuta fuori una partita che io mi aspettavo. Classica partita di Serie C di Lega Pro, piuttosto bruttina, dove il risultato conta, il risultato pesa e si fa fatica a sviluppare gioco, ma hanno fatto fatica entrambe. Io, francamente, una partita tanto diversa da questa non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi? Assolutamente no. Buon per il Teramo che ha trovato due grandi giocate, la prima di Ventola, un capolavoro proprio del singolo, la seconda in tandem dei due giocatori che sono le grandi mancanze di quest'anno,
ovvero Bacio Terracino e Turdi. A me sembra, vabbè, io rischio di essere ripetitivo, ma questi sono i due giocatori cruciali in attacco. Siccome sono mancati finora, è evidente che Asta ha trovato, diciamo, più utile per la squadra renderla un po' più difensiva. Ha fatto quello che lo scorso anno ha fatto sostanzialmente Ugo Lotti, è arrivato, ha visto quella che era la situazione, ha detto ora non prendiamole. E ha percorso questa strada con cui è arrivato alla salvezza. Asta fondamentalmente ha fatto la stessa cosa. Però perdonami, con la differenza che questa squadra rispetto a quella dello scorso anno è una squadra un po' più connessa, per usare un termine che ora è di moda in questo momento. Una squadra che comunque lotta, che comunque è nella battaglia, che comunque non si è mai fatta prendere a pesci in faccia da nessun'altra squadra se non dal Pordenone e in pochi altri frangenti. Però è una squadra che per non prenderle sacrifica la parte offensiva in tanti aspetti, ad esempio rinunciando a un esterno di ruolo, ora però è tornato Pietrantonio, ad esempio rinunciando a Tulli e o Bacio Terracino, che sono gli elementi di maggiore spessore. È una squadra che ha il fulcro del suo gioco in Amadio, che però ha giocato molto poco. Allora questi sono tutti elementi che ostacolano lo sviluppo del gioco rispetto alla squadra come era stata pensata a luglio. Perché a luglio questa squadra era stata pensata con un modulo diverso e con degli uomini chiave che erano evidentemente... Tanto questa è la singola su Carlo Ilari, eh? Sono erano tutte le azioni che riguardano Carlo Ilari. Su Bacio Terracino, su Tulli e su Amadio. Questi erano i pilastri della squadra, oltre ovviamente i due difensori centrali. E chiaramente poi il rendimento di alcuni giocatori, i problemi fisici di altri giocatori hanno fatto rivedere queste convinzioni. A mio avviso, se si punterà ancora su Tulli e su Bacio Terracino e daranno delle risposte, Asta potrebbe pensare di riproporre un assetto un po' più propositivo. Detto questo, 8 punti di vantaggio sull'ultimo posto sono una buona dote, ma tanto i campionati si decidono in primavera. Quindi anche se il Teramo avesse ora 15 punti di vantaggio sull'ultimo posto, non si potrebbe mica dire che il Teramo è salvo. Il Teramo ha 8 punti di vantaggio, che sono frutto anche di questa vittoria, però bisogna lavorare un po' più sereni e bisogna pian piano riabituarsi all'idea di proporre calcio, cosa che faceva maggiormente questa squadra nel primo mese e mezzo di stagione. Posso aggiungere un po' di veleno sulla considerazione di Andrea e giro la considerazione a Giuseppe. Una grande differenza è che quella squadra non l'aveva costruita Ugo Lotti. Questa, almeno stando così le cose, l'ha costruita Asta. Cioè Ugo Lotti ha dovuto gestire l'esistente, quello che c'era. Questo è un caso molto differente. Non so se sei d'accordo. Sì, un caso differente, certo. Il compito di Ugo Lotti è stato molto molto più difficile, comunque. Esatto, io quello volevo dire, cioè è molto più complicato. Assolutamente, solo che comunque poi alla fine l'obiettivo è lo stesso, cioè anche Mister Asta ha degli elementi a disposizione e da questi elementi deve sfruttare il meglio, come è stato fatto da Ugo Lotti. Quindi sicuramente la squadra ha delle problematiche, ha delle difficoltà, si esprime peggio in casa rispetto che in trasferta, perché ovviamente in casa deve proporre, deve cercare la vittoria, mentre invece fuori casa può anche attendere un attimino la situazione. Però io sono convinto, insomma, che il mister troverà la quadra di questa squadra. Certo, l'assenza di Amadio, io credo che sabato sia stata anche importante sotto l'aspetto della costruzione del gioco, quindi ritengo che questa squadra a pieno regime, insomma, possa offrire una prestazione sicuramente migliori di quelle che abbiamo visto sabato. Complimenti al presidente Giuseppe per tutte le iniziative di beneficenza, poi faremo vedere anche le foto della serata organizzata al Club Biancorosso Sociale. L'ottima idea di realizzare, ci ha un po' bruciato Pier Giorgio che ci scrive e che noi salutiamo e ringraziamo, l'idea del museo, che sarà un manto per i tifosi teramani e per tutta la città di Teramo. Poi ci farei vedere anche le slide, come potrebbe essere. Insomma, vi dico già che è un progetto molto molto bello. Non capisco perché Asta insiste con quei due in attacco. Mi auguro che alla fine non debba pagare per questa scelta. Perché non dà fiducia per qualche partita ai piccoletti? Ania, è troppo semplicistico gettare anche
rispetto a quello che abbiamo visto, la croce addosso solamente due attaccanti, anche per quello che abbiamo visto. Oltre che troppo semplicistico, sicuramente troppo facile, perché è l'evidenza che abbiano difficoltà in questo momento a segnare, a fare quel gol sporchi che più volte Asta ha sottolineato come siano necessari anche per farli sbloccare in un certo senso psicologicamente, perché Foggia sì, ha segnato tre gol fino a questo momento, ma due su calcio di rigore e uno tra virgolette rubato a Caidi, insomma, quindi non ha fatto proprio, non ha realizzato un vero e proprio gol suo fino a questo momento, solo per citare Foggia. Qualcosa manca alle spalle, scegliere solo i piccoletti significa scegliere due attaccanti che attacchino la profondità e non so se effettivamente il Teramo può avere quella manovra capace effettivamente di armare i due piccoletti, ovvero Tulli e Bacio Terracino. Tanto vediamo anche, questo è invece il video report di Foggia. Andrea, ti faccio vedere una cosa, ecco, questa è di solito la posizione di Foggia, infatti ci scrivono, ma Foggia e Barbuti devono giocare per forza, la posizione normalmente che spesso vediamo a Cero Foggia durante le partite di campionato. Queste sono tutte clip che scorrono, quindi questa è la video analisi di Cero Foggia. Anche a te la stessa domanda, troppo semplice / semplicistico gettare la croce addosso solamente due attaccanti che però in questo momento soffrono perché c'è una frattura tra un certo tra la squadra e le due punte? Foggia tempo fa disse: io mi trovo bene a giocare con Barbuti perché Barbuti è più prima punta di me, è un po' più statico, mentre a me piace svariare. Però vedi, questa è una situazione differente. Barbuti viene a prendere palla, Foggia è sì, dietro, però la perde. Però tu parlavi prima di hitmap e vedevi che insomma Foggia non è un giocatore che resta lì davanti. È un giocatore che si muove, che svaria sulla tre quarti. Guarda qui. E quindi diciamo che questo suo muoversi non dovrebbe metterlo così tanto a disagio, perché lui è uno abituato a fare quel tipo di lavoro. Certo, magari gradirebbe anche avere qualche rifornimento in più. Lui qualche limite ce l'ha, qualche rifornimento in più lo gradirebbe. Però a me sembra evidente che con questo tipo di assetto giocare con due punte così, perché ora con Pietrantonio magari qualche cross in più può arrivare, però il Teramo non è una squadra che crossa tantissimo e magari con due punte come quelle, ad esempio la partita di Bergamo è arrivato un bel cross e Barbuti di testa ha fatto un gran bel gol, magari ci vorrebbero più azioni come quelle, ma magari Ventro non ha proprio quella tendenza, non è un grande crossatore, ha altre qualità. Pietrantonio è uno che può mettere i cross, ma finora ha giocato poco. Varas è uno che rientra sul destro e non ha neanche lui questa indole di mettere dentro così tanti palloni. Con questo modulo servirebbe un giocatore che strappa, che rovescia il campo in maniera immediata, e nessuna delle due punte è capace di fare questi strappi perché non ce l'hanno nelle loro caratteristiche. Però ripeto, secondo me se ci fossero delle garanzie da parte di Tulli e Bacio Terracino si potrebbe pensare di tornare a un altro tipo di assetto, oppure continuare così, e se Tulli ti dà delle garanzie maggiori lui potrebbe essere il giocatore di raccordo con cui il pallone torna un po' più rapidamente nella metà campo offensiva. Insomma, sono tante considerazioni che si possono fare, però a me sembra evidente che se questa squadra ha dei problemi d'attacco li ha perché certi giocatori non hanno reso e magari altri hanno espresso delle lacune anche superiori a quelle che ci si aspettava. Assolutamente, intanto continuiamo a vedere insomma l'analisi di Foggia, poi magari vi faremo vedere anche quella di Barbuti per sottolineare insomma che c'è anche un lavoro dispendioso andarsi a prendere palla lì. Buonasera, una domanda Andrea, secondo te sommando gli ingaggi di Barbuti, Foggia e Bacio Terracino ci prendevamo Armà? Allora, se la mettiamo da un punto di vista di matematica, di aritmetica, probabilmente sì, ma un giocatore come Armà deve essere convinto anche dal progetto. Siccome il progetto del Teramo quest'anno è un progetto al ribasso, perché bisogna salvarsi, il budget è limitato, uno come Armà, anche se gli dai tutti quei soldi, non viene, perché non viene a lottare
fare terz'ultimo, quart'ultimo, Armà è uno che vuole lottare per il vertice, quindi la considerazione da un punto di vista aritmetico può anche starci, poi però lo devi convincere a venire a Teramo a giocare per il quart'ultimo posto. Ciao Iago, perché non invitate Repetto in vista del mercato? Ma è stato qua qualche settimana fa. In vista del mercato imminente, lo prendiamo o no un bomber vero? Allora facciamo così, visto che tanto siamo in tema di mercato, torniamo qualche mese indietro, Ania? Un po'. Qualche mese indietro, proprio per... Tu mi farai un assist con questo. Esatto, riprendo le parole di Andrea, faccio vedere anche a Giuseppe che forse non sapeva prima di questa sera. Vi facciamo vedere quale nelle intenzioni è... Doveva essere il Teramo disegnato dopo la fine del campionato per questa stagione. Poi è chiaro, ripeto, alcuni sono arrivati, altri no, ma è normale che sia così. Succede a tutti. Succede a tutti, dal Barcellona al Real Madrid sino alle ultime squadre. Però, grazie anche al vostro lavoro, io vi ringrazio ragazzi, abbiamo... capito quale doveva essere il Teramo, questo qua, calore tra i pali, insomma non cambia nulla, linea difensiva a 4 perché 4-3-2-1 era quello di Antonino Asta che adesso è un po' rimodellato in 3-5-2, ma il Tolacai di Speranza e Pietrantonio, quindi linea difensiva identica, Amadio perno del centrocampo, Di Sant'Antonio e Luperini le due mezze ali, Neglia e Murano accanto a Matteo Chinellata. Queste erano, e se qualcuno ci vuole smentire lo può fare, ma sfidiamo chiunque a smentirci, che questo era il Teramo disegnato nelle intenzioni nell'11 titolare. Poi alcune cose si realizzano, altre no. Certo. Alcune cose si possono fare, attenzione, altre no. C'è bisogno anche della volontà dei giocatori. C'è bisogno di un budget. Andrea, che li conosce, non dico tutti, ma alcuni molto molto bene. Questa squadra in che cosa è diversa da quella attuale? Che tecnicamente superiore, non di tantissimo, ma lo è, ma soprattutto fisicamente superiore. Teramo è una squadra leggera complessivamente, anche quando gioca con Foggia e Barbuti, ma tende soprattutto lì in mezzo a essere leggera. Invece tu con Di Sant'Antonio, soprattutto con Luperini, non lo sei, e lì davanti puoi giocare con gente svelta come Nelli e Murano, ma Murano è un giocatore anche fisico, Nelli è un piccolino, Chinellato un centravanti di struttura, Murano è un giocatore che può fare, ma anche lui è un giocatore di struttura. Quindi una squadra complessivamente sulla carta tecnicamente, cioè, ma soprattutto fisicamente di tenore superiore rispetto a quella attuale. Poi la garanzia che questa sia una squadra che sul campo faccia risultati migliori, nessuno la può. Ma no, certo. Però ecco, esempio, un giocatore come Luperini è un giocatore che io prenderei subito, perché è stato avversario del Teramo, ha fatto gol al Teramo nell'anno della Serie B, è un giocatore intanto poliedrico, perché può ricoprire più ruoli, lui è una mezzala ma può anche essere un po' più avanzato, può anche giocare da esterno, però è un giocatore di struttura che vede bene la porta, che si sa inserire, che ha giocato anche in Serie B con la Pro Vercelli. Quindi insomma è un giocatore importante, così come lo è Di Sant'Antonio. Neglia, qualcuno lo ricorderà anche al Melfi, se non sbaglio prima ancora in qualche altra squadra campana, probabilmente la Versa Normanna o la Paganese, è un giocatore di grande talento anche lui, insomma è sicuramente un Teramo, mi sento di poter dire, migliore, e che quindi poteva fare dei punti in più, anche se io la certezza non la posso avere. Assolutamente. Diciamo anche le alternative, per esempio. Sì, le alternative. Lato c'era l'ipotesi di Rocco Costantino, che poi non si è concretizzata, che è andato al Sud Tirol. C'era anche... Me farebbe molto comodo. Adesso sicuramente.
c'era anche l'ipotesi di Halimi, che sì, sembrava insomma biancorosso fino a poco prima della chiusura del mercato e poi invece ha preferito il Vicenza. C'era anche l'ipotesi, anzi no, che poi si è concretizzata, di De Grazia, che effettivamente però in quel tipo di modulo avrebbe dovuto essere impiegato nei due dietro al centravanti, certo, e quindi non propriamente come mezzala, vista anche la sua duttilità. Insomma, era un Teramo un pochino differente. È chiaro che non tutte le intenzioni di mercato vanno sempre a trovare concretezza poi effettivamente alla chiusura delle liste, però è chiaro che nelle intenzioni era sicuramente una squadra interessante. Ti faccio una domanda, anzi te la fanno da casa, la possiamo riproporre proprio per te, Ania? Poi Giuseppe mi dice se ti piace questa e quanti ne conosci di quelli che non sono poi arrivati. Una domanda per Ania, che mi sono... è l'età, chiedo scusa, non... Lo so, l'età nel non passato... assiste. Buonasera, ripeto, secondo te, ti chiedo, sarà messo nelle condizioni di operare come sa? Anche perché se non lo fosse, che succederebbe? Ma io credo che il direttore sappia cosa è possibile fare e cosa no, se di questo stiamo parlando, se parliamo di budget. Credo che non sia un budget molto diverso rispetto a quello a disposizione per il mercato estivo. Credo che se dovesse uscire qualcuno entrerà qualcuno, quindi è un mercato abbastanza bloccato, come è noto in questa stagione. È un mercato low cost, è una stagione di transizione e tutti sappiamo che l'importante appunto è superare questo campionato per il Teramo per poi cercare di guardare con maggiore positività in avanti per le stagioni future. Anche perché non dovrebbe essere messo nelle condizioni di operare bene, cioè non c'è nessuna ragione al mondo. Se dovesse, si intende il fatto di ritenerlo libero di prendere magari un'arma, non lo è, perché non ci sono, credo, attualmente le disponibilità per farlo. Altrimenti non ho capito il messaggio. Esatto. Prima di andare in pubblicità, mentre possiamo vedere anche un po' di statistiche di Gregorio Luperini, che Andrea Costantini piace, ma posso garantire che gli piaceva anche Murano. Perché un paio di stagioni fa lo consigliammo noi a tutto l'Abruzzo, ma giocava nella Recanatese in Serie D. Quindi voglio dire, quando non c'è disponibilità economica, non ce n'è tanta, non è detto che non si possano fare squadre comunque attrezzate. C'è bisogno anche di guardare in categorie più basse, perché si nascondono dei talenti che possono, certo, fare molto comodo. Prima di andare in pubblicità, poi parliamo con te, Giuseppe, delle tante iniziative. Però, insomma, che te ne pare di quello che poteva essere? Lo so, ad un tifoso noi quando si fanno queste cose si ha sempre un po' una coltellata al cuore, ma non ce ne volere. Voglio intanto prendere atto che di quella formazione ideale 6 undicesimi sono quelli attuali. Sì, sì, sì. Vabbè, molti vediamo c'erano, molti c'erano, cioè a parte... Vabbè. Sappiamo tutti, anche noi tifosi per primi, che questo è un campionato di transizione, quindi ovviamente la società avrà provato ad allestire una rosa probabilmente di livello un pochino superiore a livello tecnico, non c'è riuscita, anche perché parliamo di nomi come Chinellato che viaggiano insomma su cifre, secondo il mio modesto punto di vista, attualmente per il Teramo improponibili. Quindi ecco, ripeto, Armà, Chinellato, insomma, ovvio che il tifoso vorrebbe vedere, certo, certo, ma prendiamo atto insomma di una situazione che è un campionato di transizione, e dobbiamo fare in modo, ecco, che con questi ragazzi arriviamo alla salvezza quanto prima, insomma, ecco. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, ma continuate a scriverci, torniamo tra poco, perché poi dobbiamo parlare anche, Ania, delle dichiarazioni di Altobelli, che insomma non è molto contento di fare la panchina, ha detto... Tieni. Seconda parte di Proteramo, lo so, lo volete dire, dai, ditelo. Pordenone per due volte vicino al gol. Pordenone per due volte vicino al gol. Anche un palo. Ok, sei contenta? No, no. Ok, va bene, va bene. Allora, parliamo un po' del club biancorosso, di questa cena di beneficenza. Innanzitutto, Giuseppe, veramente complimenti, perché noi avevamo avuto 2 settimane fa anche Antonio, che salutiamo,
state veramente facendo questo progetto, innanzitutto molto bello, fatemelo sottolineare per l'ennesima volta, avete fatto l'incontro con la squadra, c'erano i tifosi, vediamo alcuni, una parte, è stato un momento prima di Natale giustamente, anche per caricare la squadra come avevate detto nelle intenzioni, però la finalità è benefica, ricordiamolo sempre, perché... Beh, diciamo innanzitutto ti ringrazio dei complimenti, insomma un merito che non è mio assolutamente, ma di tutti gli amici del consiglio direttivo che lavorano veramente nei ritagli di tempo in maniera veramente con passione per i nostri colori e con passione per il club. Sì, c'è stata questa cena, la consueta cena di Natale, che ha diciamo avuto un ottimo riscontro, insomma più di 200 presenti. Che per noi vuol dire tanto, insomma, sì. Un attestato di stima anche nei nostri confronti, quindi li ringraziamo tutti, era una cena di solidarietà e Teramo, come al solito, quando c'è la solidarietà di mezzo, la tifoseria teramana risponde veramente alla grande. Sì. Dicevo 200 presenti con una band tutta teramana, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, di ragazzi di Teramo che hanno voluto diciamo allietare la serata con le note di Ivan Graziani, quindi abbiamo dato un tocco ulteriore di teramanità, quindi ecco, partecipato la squadra, il capitano insomma è stato molto acclamato da tutti, abbiamo voluto dare un bel segnale di vicinanza alla squadra, alla società, a tutti quanti insomma, e penso che la squadra presente comunque Mister Asta, Repetto e tutta la dirigenza insomma hanno apprezzato in maniera importante, quindi sì, è stato un momento di solidarietà per finanziare il progetto Cuore Biancorosso che ci consentirà l'acquisto del terzo defibrillatore, sì, da donare alla città di Teramo, e contestualmente abbiamo anche organizzato una raccolta fondi attraverso alcune aziende del territorio per acquistare passeggini, carrozzelle e seggioloni per il nido del focolare. Che sono quelli che abbiamo visto in foto? Sono quelli che abbiamo visto in foto all'inizio, insomma lì è stato veramente un momento molto importante per noi perché siamo andati su la settimana scorsa, insomma avevamo visto le reali esigenze di una struttura bellissima con piccoli ospiti che veramente ci hanno accolto con molto calore e abbiamo ritenuto opportuno di aiutare diciamo questa struttura nelle cose appunto che mancavano, quindi ecco siamo molto contenti della risposta soprattutto dei tifosi. Eccole qua. Sì, queste sono appunto le attrezzature che porteremo lì al Nido del Focolare credo la prossima settimana, insomma sicuramente prima di Natale. Una grande risposta. Vedi anche tu, vedete anche voi, insomma, la crescita anno dopo anno, la risposta delle persone che ogni volta... Jacopo, qua segna il pordenone con tutti questi bianconeri in studio, dietro le quinte ti vedo male e segna. Caro amico mio, lasciamo perdere. Il pordenone ha subito anche il Barra, subito. Sì. Niente proprio di me. Dicevo, però, tornando seri, Giuseppe, ogni anno questo club si allarga di simpatizzanti, di tesserati, di gente che vi gravita attorno, di gente che comunque vuole darvi una mano. Assolutamente. Vero, è vero o no? Sì, sì, assolutamente. Ovviamente questo il club biancorosso è un club storico, sì, della città di Teramo, non lo abbiamo creato certamente noi, però ecco, stiamo apprezzando la vicinanza di tanti, quindi come dicevo prima, prendiamo atto anche di un attestato di stima nei nostri confronti, quindi questo ci aiuta ad andare avanti, tutti i ragazzi del direttivo che veramente tutti si stanno diciamo occupando di questo club in maniera direi anche in certi versi maniacale, perché è stata un'organizzazione veramente difficile e quindi in tal senso parlavo per quanto riguarda il discorso di questa cena, in particolare volevo ringraziare Simonetta Del Grande e Alessandra Nobili, le due nostre lady del consiglio direttivo che hanno curato l'allestimento della sala e lo hanno fatto veramente in maniera cioè quel greggio. Forcone nel lampadario tutto, non poteva che essere l'idea di una donna, perché noi uomini in queste cose, eccolo qua, no, noi non ci saremmo arrivati mai. Infatti abbiamo affidato al loro buon gusto l'allestimento della sala tutta colorata di bianco rosso, sì. Poi di fatto ecco.
Giuseppe, non solo la cena, abbiamo visto alcune fotografie molto belle, perché il progetto che ci hai portato questa sera, che noi facciamo vedere, è qualcosa di molto bello che dovrebbe riguardare lo stadio Gaetano Bonolis, ma soprattutto i tifosi del Teramo che vogliono rivedere, che potranno un giorno rivedere la storia della propria squadra all'interno della propria casa. Vediamo un po' questo progetto. Assolutamente. Eccolo qua, il Museo Biancorosso. Certo, certo. Questo è un progetto ovviamente molto ambizioso, al quale teniamo tantissimo. E questa idea è nata dal fatto che comunque 104 anni di storia meritano una visibilità. Sicuramente 104 anni di storia, qualcosa da dire ce l'ha, insomma. Beh, in un certo senso, quindi indipendentemente dalle categorie di appartenenza. E quindi abbiamo ritenuto opportuno sviluppare questa idea progettuale, un'idea progettuale sviluppata dal Club Biancorosso, ma creata di fatto, diciamo, come concettualità dall'architetto Stefano Corona, che è un grandissimo tifoso biancorosso ed è un socio del club, che ovviamente ci ha regalato la sua diciamo, professionalità per questa idea progettuale. Un'idea progettuale che, appunto, dicevo prima, nasce con l'esigenza di rendere, di offrire alla tifoseria teramana, ma anche alla città di Teramo, diciamo, la possibilità di poter diciamo, ammirare tutte quelle situazioni, appunto, che 104 anni di storia hanno regalato. Sono 350 metri quadri circa, che accompagneranno, diciamo, i vari settori, accompagneranno la storia della Teramo Calcio, la storia della tifoseria biancorossa e contestualmente anche la storia della città di Teramo, perché cercheremo di fondere nel migliore dei modi questi tre elementi per far sì che anche i più Eccolo giovani... qua, fermiamoci qua Maurizio, sì. Perdonami, ti interrompo, sì, sì. Giuseppe, perché sono indicate con le lettere, almeno sulla carta in questo momento, ma speriamo che lo siano realmente, le varie fasce storiche, come vedete, A 1913-1944, con la lettera B 1944-1950, ecco, questo dovrebbe essere più o meno. Sì, si svilupperà, l'area espositiva si svilupperà su questo concetto, quindi ecco, ogni zona sarà, diciamo, ci saranno fotografie, ci saranno cimeli di collezioni anche private, dove ovviamente adesso ci sono tanti tifosi che hanno tante collezioni rinchiuse in un cassetto, sì. Quindi in questo caso avremo la possibilità di renderle fruibili per tutta la città. Quindi ecco, ci saranno tutti questi percorsi che si svilupperanno attraverso, appunto, materiale, anche materiale multimediale. Ci saranno anche dei monitor che faranno scorrere, insomma, le partite importanti, la storia della Teramo Calcio, ed è un progetto che sicuramente molto, molto ambizioso, un progetto dove cercheremo di coinvolgere quante più professionalità possibili sotto questo punto, sì, di vista. Quindi sicuramente andremo ad istituire un comitato, un gruppo di lavoro che ci aiuterà in questo discorso. Quindi conto veramente nella collaborazione di tutti. E quindi questo ambiente, innanzitutto ringrazio Cantagalli per averci messo a disposizione, non questo lei, Sabatino Cantagalli, per, ecco, averci messo a disposizione questo locale, che sicuramente sarà un fiore all'occhiello anche per il Bonolis. E, ecco, questo praticamente, per intenderci, è il locale di fronte alla di fronte al bar della tribuna. Il locale di fronte al bar della tribuna, cioè il locale omologo, ma dall'altra parte rispetto all'area ospitali, tipo, esatto, in mezzo al bar, guarda più o meno dove è il bar a destra. Esattamente, ecco, molto questo. Bene. E lì ci sarà, appunto, un percorso anche disegnato per terra. Ecco, proprio inviterà, quello che vediamo. Sì, 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 esattamente. Ci sarà, appunto, questo percorso che inviterà alla visita. Noi riteniamo, insomma, che Teramo meriti
un'esposizione del genere, anche una gratificazione del genere, perché in realtà questa squadra ci ha dato sempre soddisfazioni, anche delusioni, però poi alla fine la passione è sempre quella, quindi noi abbiamo veramente bisogno di rendere tutti partecipi di quello che è stato e che è e che sarà il calcio a Teramo e il Teramo Calcio 1913, insomma. Giuseppe, ti faccio una domanda da cosiddetto milione di dollari, ma più o meno per realizzare una cosa del genere quanto ci potrebbe volere? Guarda, sicuramente, quanto tempo? Ma sicuramente non è un progetto a medio termine, è un progetto a lungo termine, anche perché, ripeto, cercheremo di coinvolgere quante più figure possibili. Ripeto, anche mi permetto qui di citare l'associazione Amici della Teramo Calcio dell'avvocato Gebbia, che, con il quale insomma, già abbiamo parlato, già avevamo sviluppato questa idea diversi mesi fa. Quindi ecco, dovremmo prima creare questo gruppo di lavoro, certo, e dopodiché potremmo già dare un timing, insomma, del progetto, così diciamo fra qualche mese potremmo essere più precisi circa i tempi di realizzazione e anche i costi, perché ovviamente, come sicuramente avete avuto modo di vedere, insomma è un progetto ambizioso anche sotto l'aspetto economico, quindi avremo veramente bisogno dell'aiuto di tutti, ma ci contiamo, perché ecco, come dicevamo prima, quando il Teramo è una squadra amata dai propri tifosi, e quando insomma c'è il Teramo di mezzo, noi abbiamo avuto modo di apprezzare che tutti sono partecipi e tutti hanno voglia di dare una mano, insomma, a chi vuol fare qualcosa. In bocca al lupo davvero, perché il progetto è ambizioso, ma anche, permetto di dire, molto molto bello. Grazie. Quindi in bocca al lupo Giuseppe, grazie, ovviamente grazie. In bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno e saranno sicuramente in tanti a questo progetto. Ragazzi, ci andiamo ad ascoltare quello che ha detto Altobelli ieri in conferenza. Lo ascoltiamo. Lì a Macerata ho avuto più spazio, forse anche perché il mister che avevo mi conosceva un po' di più rispetto al mister di oggi. Io speravo pure quest'anno di ricavarmi uno spazio in più rispetto a quello che sto avendo, però comunque davanti ho Ivan, Caidi, Sales, che comunque è gente un po' più esperta e grande di me, quindi faccio fatica. Beh, io penso che nessuno lo accetterebbe, però se dobbiamo pensare a gennaio è presto, perché comunque mancano ancora altre due partite, finiranno quelle due partite e poi vediamo il da farsi, anche se io qui a Teramo mi trovo benissimo, anche se ho poco spazio. Ecco, probabilmente Ania Altobelli ha detto a gennaio manca un po' di tempo, ma più che altro perché ce l'aveva un po' in rec di solito. Poi quando ha detto manca due partite, probabilmente si è reso conto che manca poco in realtà, manca pochissimo. Altobelli, per il Teramo in uscita no. Beh, attualmente ti direi di no, però credo che i tifosi del Teramo siano più preoccupati di un'eventuale uscita di Bacio Terracino in questo momento, che più o meno si è espresso nel post gara con parole simili ad Altobelli nel post gara contro il Fano. Quindi è chiaro che chi ha finora avuto poco spazio pensi anche ad altre soluzioni, ovviamente. Poi è anche da vedere se penso, io Bacio Terracino penso di poter trovare anche altro. Io Altobelli non so se effettivamente riuscirò a trovare anche altro, visto che comunque ho giocato poco, sia l'anno scorso che quest'anno. Dipende da tante cose, il mercato è sempre molto complicato, ci sono tante componenti da tenere in considerazione. Mi pare lui ha un altro anno di contratto. Sì. Sì. Io lo scorso anno firmò un triennale, quindi quel contratto può essere quasi anche una prigione, tra virgolette. Sì. Non è così semplice come ben sappiamo, è chiaro che la volontà del giocatore sì, effettivamente pesa più di ogni altra, però poi il giocatore deve anche valutare se effettivamente ritiene conveniente altre soluzioni rispetto a quella attuale. Ecco. Chiaro che se dovesse uscire Altobelli, immagino, perché così è stato all'inizio stagione, dovrebbe entrare un altro difensore, che però di certo non sarebbe titolare, perché i titolari mi paiono, certo, già abbastanza definiti. Probabilmente vi faccio una domanda ad entrambi, forse
è stato un po' spiazzato ad inizio anno dal rientro di Sales. Probabilmente aveva fatto due conti, qualcuno si era fatto, Altobelli aveva fatto due conti e ha detto quest'anno probabilmente è l'anno mio, è l'anno in cui gioco. Caidi, se giochiamo soprattutto se giocava a tre, Caidi, Speranza e Altobelli. Però all'inizio dell'anno giocavi a quattro. All'inizio dell'anno giocavi a quattro. E quindi lui sapeva comunque il ruolo che avrebbe avuto, secondo me. Non credo che sia mai stato in dubbio Ventola a destra come titolare, né un eventuale centrale tra Caidi e Speranza, perché Altobelli può fare sia l'uno che l'altro. Quindi forse magari è arrivato a questo punto, si è reso conto, forse magari si era fatto un'idea diversa, sperava di avere un pochino più spazio e a questo punto, vedendo le sue aspettative tra virgolette tradite, magari ha paventato questa eventuale partenza che poi però concretamente non so se ci sarà. Secondo me lui pensava sì, Sales rientra ma fa il laterale destro. Destro. Se si gioca a tre gioco io. Eh sì. E invece si è ritrovato Sales che doveva essere il giocatore, il quarto di destra, si è ritrovato a fare il centrale dei tre, e quando lui pensava io faccio il terzo centrale, cioè il cambio di Caidi e Speranza, se si gioca a tre gioco io con loro due, e invece si è trovato scavalcato dall'ex epurato Sales. Quindi queste poi sono probabilmente dei ragionamenti che si fanno, e allora io se nella difesa a tre non ho spazio e magari se nella difesa a 4 mi tocca fare il quarto centrale addirittura, allora magari mi trovo qualcos'altro. Andrea, secondo te, ti chiedono, sarà una punta forte di Serie D o una punta discreta di C o B come Cappelluzzo? Bah, non è facile, perché una punta forte di Serie D è più facile che si ricollochi in Serie D piuttosto che venire, perché poi magari prendono anche di più in Serie D rispetto a quello che prenderebbero in Serie C. Le punte importanti dalla Serie D è più facile prenderle in estate. Io avevo proposto addirittura Valenti, che non è proprio una punta, però è un attaccante, ma Valenti si è ovviamente riaccasato. Certo, con le difficoltà ad Arzignano. È andato ad Arzignano. Cioè, prendere una punta importante dalla D ora, anche perché tu puoi, in estate puoi sfruttare il fattore sorpresa. Una punta che viene dalla Serie D magari sta facendo tanti gol, è difficile che la squadra lo lasci partire, o se va magari va una squadra ambiziosa di Serie D, difficile che possa arrivare in C. Poi tra l'altro ci sono tempi diversi per i trasferimenti tra mondo della LND e mondo della Serie C, quindi bisognerebbe prendere nel caso o uno scontento di C che potenzialmente può fare bene, o uno scontento di B che potenzialmente può fare bene. Bisogna essere bravi a pescare in questa orbita. E Cappelluzzo, tra l'altro, non è di proprietà del Pescara, no, è di proprietà del Verona. Del Verona. Quindi lì non conta soltanto la volontà del Pescara. Io penso che Cappelluzzo a Teramo non verrebbe mai se dipendesse da lui, e peraltro non è di proprietà del Pescara, quindi penso che Cappelluzzo al momento si possa escludere, a meno che poi non ci siano dei giochi particolari per cui si arriva a lui, ma non mi sembra sia il profilo. Ai tifosi gli piacerebbe uno che magari scende, che magari è un po' più di nome, oppure magari uno un po' più sconosciuto dalla D, che però è in grado di un po' sparigliare le carte? Ai tifosi innanzitutto piacerebbe che quelli che ci sono sono contenti di rimanere. Ammesso che qualcuno arrivi, perché poi non è detto, Perché, ecco, ripeto, intanto quelli che ci sono dovrebbero essere orgogliosi di essere, diciamo, di fare parte di questa rosa. E certo, il mercato di gennaio è un mercato molto molto difficile. Abbiamo avuto modo di capirlo anche l'anno scorso, dove praticamente con il mercato di gennaio abbiamo quasi distrutto la squadra, se non proprio annientata. Quindi è molto difficile, come si diceva, insomma, i giocatori di Serie D, quelli forti, difficilmente vanno via, o comunque insomma non è che sono tanto motivati a farlo, perché a livello di guadagni forse anche guadagnano di più. Io ritengo che non ancora che il centravanti, questa squadra ha bisogno di gente che crei gioco, cioè, che faccia la differenza. Cioè, il problema del Teramo attualmente, se problema lo vogliamo chiamare, nel senso, non credo sia ecco, non sia, ecco, anche il discorso di Foggia e Barbuti.
Io sì, non li vedo però davanti alla porta, voglio dire. Io credo che in un certo senso possono non piacere, ma comunque di fatto non vengono messi in condizioni di arrivare davanti praticamente alla porta. Mai. Quindi non ritengo che sia un problema di un giocatore o due giocatori. Credo che sia... Intanto, viste le insomma, visto che la campagna elettorale è alle porte, ti chiedono di candidarti. Lo era anche Sansovini, sindaco, senza esserlo. Non riapriamo. È un modo di dire. Ti chiedo di rimanere. È un modo di dire. No, quindi dicevo, voglio dire, insomma, la squadra secondo me può essere migliorata sicuramente, ma comunque si può lavorare con questa rosa in maniera importante. Certo, la partenza, ho sentito voci, insomma, la partenza di Bacio Terracino, insomma, i bravi giocatori vanno tenuti certo. In tutti i modi. Cioè, se parte Bacio Terracino, secondo me questa squadra si indebolisce ancora di più. È vero che non gioca, ma comunque è sempre, come abbiamo avuto modo di vedere, un giocatore che se entra fa la differenza. Vanno fatte due riflessioni. Uno, quanto può spendere il Teramo in questo mercato? Penso poco, e quindi ci sarà bisogno, prima di cedere, di liberare spazio, tra virgolette, salariale. Nel senso, lo stipendio che non dai a uno, lo dai a un altro. Esatto. E poi bisogna capire, sedendosi a tavolino con l'allenatore, con quale sistema di gioco lui vuole indirizzarsi. Perché a mio avviso, con questo sistema di gioco, bisogna cambiare il parco attaccanti in parte. Magari sì. Tutto no, ma bisogna cambiare. Ma per il bene di tutti. Bacio Terracino, io sono il primo, io sono un grande estimatore. Se torniamo a maggio mi dicevate viene Bacio Terracino, io per quello che può essere avrei fatto una considerazione strapositiva, perché insomma, certo. È anche un mio pupillo, voi lo sapete, però è anche vero che con questo sistema di gioco non c'entra nulla. Ecco, allora si gioca con le due punte, con il 3-5-2, servono certi attaccanti che il Teramo in questo momento non ha. Si giocherà come si faceva all'inizio, con due trequartisti più un attaccante, allora magari serviranno meno cambiamenti, però si passa da uno, liberare un po' di spazio in termini di stipendi, due, da considerazioni di natura tecnica. Asta, come vuoi proseguire? Anche perché mi permetto di dire che in questo momento, piaccia o non piaccia, che si considerino titolari, riserve, contro riserve, sono 8 davanti. Non 3 o 4, sono 8. Contateli. Hai 4 mezze punte. 4 mezze punte, sono tanti. Perché eri nato per il 4-3-2. Perché, esatto, 4-3-2. Per giocare con un attaccante in più, ma esterno, ma un attaccante in più. Poi, spesso, quando arriva novembre, dicembre, alcune dichiarazioni sono fatte anche per far arrivare all'orecchio, guardate che se non mi fate giocare vado via. Cioè, certo. mettiamoci anche questa cosa qui, perché poi si fanno delle dichiarazioni, allora qualcuno si interessa, insomma, si spera nelle offerte altrove. Il prossimo turno si va a Reggio Emilia, Ania, prima ci scrivono col 3-4-3, la vedo complicata che si vada col 3-4-3, okay. Ecco qua, 18:30, Reggiana Teramo. Però poi non si sa mai, magari ci stupirà. Non credo che ci siano cambiamenti di modulo, perlomeno. Sarà da valutare Amadio. Sarà da valutare Amadio, che rientrerà con calma con il gruppo, però se questo può bastare effettivamente per vederlo dal primo minuto a Reggio Emilia, al momento non saprei. È da vedere anche se confermerà l'esperimento di Ilari Playmaker. Beh, se c'è Amadio la vedo complicata. Se c'è Amadio no, ovviamente. Se non c'è Amadio non lo so, però se lo confermerà allo stesso modo, visto quanto visto contro il Fano. Che è un impegno difficile, lo si sa, se non ricordo male la Reggiana viene da 7 risultati utili consecutivi, 2 pareggi, anzi no, 5 pareggi e 2 vittorie mi pare, se non ricordo male, l'ultimo o comunque il contrario. Padova, è una sorta di nobile decaduta, possiamo dire così, in ripresa. Perché magari ci si aspettava un campionato arrivati a questo momento differente, però è in ascesa, è chiaro che ci sono valori molto differenti tra le due squadre, però poi sai, le solite ovvietà, il calcio è strano, bisogna vedere, di il colpaccio è sempre la realtà, è che poi effettivamente è così. Perché sì, noi tutto ci saremmo immaginati sabato, meno che di vedere una partita bruttissima all'inizio,
risolta da, insomma, mi fate rivedere le immagini perché dobbiamo chiudere tra un po', Maurizio, un po' di immagini della partita di sabato che l'abbiamo vista poco, abbiamo fatto molta analisi ma insomma poi la partita non è che l'abbiamo vista tanto, partita bruttissima, al limite dell'inguardabile, solo perché faceva freddo non ci siamo addormentati, risolta all'inizio da un gol fantasmagorico di Cristian Mentola che ha fatto a Trieste, ha fatto un super gol, col Fano ha fatto un mega gol. Cristiano Ronaldo Mentola. Esatto, Cristiano Ronaldo Mentola. Poi di colpo la partita si è riaddormentata di nuovo per 50 minuti. Poi è arrivato questo gol un po' casuale del Fano. E poi è arrivato dopo un minuto un altro gol di Bacio Terracino. Insomma, poi quando si dice che il calcio è strano veramente, non è, non sì. Sono. Non sono pietà, assolutamente. Però si andava molto a sprazzi per quanto riguarda la fase offensiva. Vedevi Ventola che prendeva palla e andava, vedevi De Grazia che prendeva palla e andava. Poi però moriva lì, quindi è vero che c'era il peso di una partita molto importante dal punto di vista della classifica e quindi magari questa può essere una, tra virgolette, scusante. Certo. Però l'involuzione che abbiamo sottolineato prima da diverse gare effettivamente c'è, però il materiale per il tempo per lavorarci ci sarà. Un terzino sinistro e il 4 è fatto, il calcio è strano e stasera può vincere il Pordenone, certo può succedere veramente di tutto, ci mancherebbe, assolutamente. 18:30, Reggiana Teramo, tanto so già che anche questa settimana Asta ci farà impazzire con gli uomini, poi li cambia, li ricambia, fa le prove, e alcune cose noi sembriamo, caro Giuseppe, noi sembriamo dei pazzi, e invece non è vero, perché poi chi segue gli allenamenti ci può confermare che non siamo matti, poi però... Ma questo è il bello anche. Il bello delle prove. Comunque, è il bello delle prove. Personalmente preoccupa meno il Teramo formato esterno che quello in Gaio. Quando il Teramo deve vincere e deve fare la partita, sono leggermente un po' più preoccupato. Quando invece va fuori, non che non giochi, perché attenzione. Milo Leffe a Bergamo contro il Renate, insomma, comunque a Vicenza, a Trieste è stato molto propositivo. Attenzione, sì. Quando dico così, non dico che si mette dietro, quindi no. Catenaccio. Attenzione, cioè gioca proprio, cioè ha proprio un altro approccio alla gara. Quando invece in casa, ovviamente, ma forse. E allora anche, psicologicamente, giusto. Vuol dire se questo ragionamento può essere assolutamente calzante. Vuol dire che soffre mentalmente il fatto di dover fare il risultato davanti al proprio pubblico. Fuori casa, non avendo la stessa pressione, va in campo un po' più sbarazzino e tira fuori delle prestazioni tipo quella di Lodi, Meda contro il Renate. Ma io credo che, guarda, scusami, più che soffrire il Bonolis in un certo senso, credo che sia un discorso di... No, la pressione di dover fare risultato in casa proprio perché si giochi in casa. Di dover, confermare il fatto che si è favoriti in casa. Esatto, quindi proporre un gioco d'attacco. Certo. È lì che probabilmente ci sono dei limiti che andranno migliorati sicuramente, insomma, nel gioco d'attacco, quindi mentre invece fuori casa puoi essere un po' più attendista, quindi insomma ti adegui un pochino alla situazione dell'avversario. Non inquadrate il conduttore che intanto fa gesti strani. L'importante è che quest'anno l'Inter vinca lo scudetto, visto che il campionato sta dominando, la Coppa Italia non interessa a nessuno. Perfetto. Però Spalletti non è d'accordo perché ha appena inserito Brozovic, quindi caro amico da casa, sì. Non è proprio così. Comunque va bene, grazie, è stata una bella serata, grazie a Giuseppe Bergaventi. Ciao Giuseppe. Grazie a voi, presto. Grazie a voi. Buona grazie serata. Ai miei due compagni di viaggio, Ania Cantacani, ciao Ania. Ciao. E Andrea Costantini, ciao, ciao Andrea. Non racconteremo i gol dell'Inter nel secondo tempo. Ok, grazie a Maurizio qui in regia, per fortuna abbiamo chiuso questa sera, 22:04. Ci vediamo martedì prossimo per l'ultima puntata del 2017. Buonanotte.